effetti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, colpiti da vendite sparse. Risultato negativo a Milano per tutti i settori. Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nel comparto telecomunicazioni, meno 2,34%. Sui livelli precedenti lo spread si mantiene a più 137 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,30%. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Germania ha annunciato il dato sull'indice ZEF, pari a 51,7 punti. In Regno Unito, pubblicato il tasso di disoccupazione con valore pari a 4,1%. È previsto domani sia dalla Germania che dal Regno Unito l'annuncio dei prezzi al consumo. Attesa una partenza negativa per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia 15.323,75 punti.